Datevi il via. Le palette, Gino? 9? 3, allora 1, 2, 3, 7. Numero? No, ma abbiamo una telefonata che non risponde. Allora, intanto saluto. Fede, sono a posto io? Posso partire? Eh? Sì, no, no, volevo salutare. Allora, buongiorno, bentrovati. Diamo inizio all'asta 247, asta online senza esposizione. Abbiamo tre tornate in 2 giornate. Oggi saranno alle 15, alle 17 e alle 19. Partiamo con il primo lotto, Werther Marini, vaso scultura, abbiamo un'offerta di 200, 2,20 alla paletta, mettila dietro il computer che così la vedo, 9, 2,20 alla 9, prossimo rilancio 2,40, abbiamo anche una telefonata ma non riusciamo a prendere la linea. Siamo a 2,20 al numero 9. 2,40 il prossimo rilancio. 2,40 arriva alla paletta numero 7. 2,60 il prossimo rilancio. 2,60 il prossimo rilancio. 2,60 sono arrivati al 9. Prossimo rilancio è di 280 euro, altrimenti 260 per la prima, alla 9. 260 per la seconda, 280 arrivati al 3. Prossimo rilancio è di 300 euro. 280 euro per la prima alla postazione numero 3. Non riusciamo a prendere la linea, quindi andiamo avanti in online. 280 per la seconda e 280, 300 arrivati alla. Allora, sono arrivati 300 sulla battuta al numero 9, quindi 300 al 9 per la prima, 320 il prossimo rilancio. 300 per la seconda. Venti arrivati alla paletta numero 3, 3,40 il prossimo rilancio. Forse mentre facciamo la gara riusciamo anche a gestire la telefonata che c'era, altrimenti è 320 per la prima. 320 per la seconda, 3,40, 3,40 arrivati al 9, 3,60 il prossimo rilancio. 340 per la prima. 340 per la seconda e 340 per la terza, postazione numero 9. Lotto numero 2. Scultura in ceramica Roberto Brugnolo. Base d'asta da confermare di 500 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima, per la seconda e
e per la terza passo al lotto successivo. Archimede Seguso, se non sbaglio, esatto, Archimede Seguso, base d'asta confermata. Giusto, mi confermate che è confermata? Confermato che è confermata, 80 euro, il prossimo rilancio è di 90 euro, altrimenti 80 euro per la prima. €80 per la seconda. E 80 per la terza. La confermo al 3? Grazie. Lotto numero 4, ancora Vetrerie Seguso, base d'asta da confermare di €80. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima, per la seconda e per la terza. Passiamo al lotto numero 5. Barbini Murano, base d'asta da confermare, €80. Chiedo la conferma, 80 arrivati alla postazione numero 3. Prossimo rilancio è di €90, altrimenti €80 per la prima. €80 per la seconda. E 80 per la terza, confermo al 3. Manifattura Muranese, base d'asta da confermare, ancora €80. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. Passo al lotto numero 7. Fontana Art, base d'asta da confermare di €80. Scusa? No, chiedo la conferma. Confermato? No. Allora, chiedo la conferma alla base d'asta di €80 per la prima, per la seconda e per la terza. 80 arrivati sul martello, li prendo. Arrivati anche i 90 al 2, prossimo rilancio è di 100. Arrivati i 100 al 3, 120 il prossimo rilancio. Siamo al 3, a €100 per la prima. Arrivati 10. Scusa, Ale, 120? Boh, 150. Siamo a 150 alla paletta numero 2. Prossimo rilancio per mettere in ordine le palette è 160. No, mi dà 160. Ok, €180 il prossimo rilancio. Siamo a 160 alla paletta numero 2 per la prima, 160 per la seconda. Arrivati 180 al 3, arrivati 200 al 2, 2 e 20 il prossimo rilancio. Siamo a 200 alla paletta numero 2 per la prima, 200 per la seconda e 200 per la terza, paletta numero 2. Scusate un attimo, mi sono un attimo perso. Allora, questo è lotto numero 7. Lotto numero 8, Vetrerie Seguso, base d'asta da confermare di €80. Chiedo la conferma alla base d'asta per la prima. 80 arrivati, 90 il prossimo rilancio che arriva al 7.
90 al 7, il prossimo rilancio è di 100 euro. 90 per la prima. 90 per la seconda. E 90 per la terza, postazione numero 7. Lotto numero 9. Flavio Poli, base d'asta da confermare di 80 euro. Chiedo la conferma alla base d'asta per la prima. Per la seconda. E passiamo al lotto numero 10. Enrico Coveri, vetro di Murano, presumo sia per Venini, base d'asta da confermare è di 80 euro. 80 euro per la prima. 80 per la seconda. Lotto numero 11, Vincenzo Nason, base d'asta da confermare è di 80 euro. Chiedo la conferma alla base d'asta per la prima. Vincenzo Nason, lotto 80 arrivati, prossimo rilancio è di 90 euro. 90 arrivati al 7. 100 il prossimo rilancio. Siamo a 90 euro alla postazione numero 7 per la prima. 90 euro per la seconda. E 3a passiamo al lotto numero 12. Al 7, esatto. Lotto numero 12, Alessandro Mendini. Esatto, per Venini, vaso degli anni 90, base d'asta da confermare 200 euro. Chiedo la conferma per la prima. Per la seconda. E per la terza passo al lotto numero 13. Archimede Seguso, base d'asta da confermare di 200 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima. Archimede Seguso, per vetrerie Seguso, firma all'acido presente. 200 per la prima, per la seconda e per la terza. Passiamo al lotto numero 14. Allora, questo è il leone perché poi c'è anche la leonessa. Esatto, manifattura muranese, leone in cristallo, base d'asta da confermare di 200 euro. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. Allora, lotto numero 15, la leonessa è un po' più grande del leone, sempre in cristallo, base d'asta da confermare, questa volta è di 300 euro. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. Passiamo al lotto successivo. Abbiamo finito i vetri, passiamo ai metalli se non sbaglio. Eccolo qui, abbiamo Gio Ponti per l'Hotel Jolly. No, sì, per l'Hotel Jolly, base d'asta da confermare 80 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima, per la seconda e per la terza. Passiamo al lotto numero 16. No, 17. Giusto? 17, posate. Per Krupp, sempre Gio Ponti, base d'asta da confermare 80 euro. Per la prima, per la seconda e
Lotto numero 18, ancora Gioponti, ancora per Krupp, base d'asta da confermare 150 euro. Per la prima, per la seconda e per la terza passiamo al lotto 19. Grande vaso, ma proprio grande perché siamo a 55 per 66, molto grande, in rame battuto, base d'asta da confermare è di 500 euro. Chiedo la conferma per la prima. Per la seconda e per la terza passiamo al lotto 20. Allora, Cleto Munari, base d'asta da confermare è confermata, 100 euro la base d'asta confermata, prossimo rilancio è di 120 euro. 120 arrivano al 9, 140 euro è il prossimo rilancio. 140 arrivati al 7. 160 euro il prossimo rilancio, siamo a 140 euro alla postazione numero 7, giusto? Sì. Non abbiamo il telefono, sì. Allora, 140 per la prima. 140 per la seconda. 160 arrivati al 9. 180 il prossimo rilancio. 180 arrivati al 7, 200 il prossimo rilancio, altrimenti è 180 per la prima, 180 per la seconda e 180 per la terza, 7. Ancora Munari? No. Sì. Allora, ancora Cleto Munari, base d'asta da confermare è di 150 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima. Per la seconda e per la terza passiamo al lotto numero 22. Ancora Munari. Abbiamo praticamente ancora Cleto Munari. Base d'asta da confermare di 200 euro. La base d'asta è confermata al 3. Base d'asta confermata, prossimo rilancio di 2,20. 2,20 arrivati al 9. 2,40 il prossimo. Arrivati 2,40 al 7. 200 e se... Ah, avrei... Scusa, perché non la vedo. Allora, ricapitolo, siamo a 240 euro alla postazione numero 7. Il prossimo rilancio è di 260 euro. Attendiamo un secondo. Cosa è successo? Ha messo giù il telefono? Fantastico. Siamo a 240 euro alla postazione numero 7. 2,60 il prossimo rilancio. 240 per la prima. 2,60 arrivati al 9. 280 euro è il prossimo rilancio. 260 euro per la prima. 260 euro per la seconda. E 260 per la terza, al 9. Lotto 23. Ancora Cleto Munari, base d'asta da confermare è di 200 euro. Avvertitemi se ci sono telefonate, non credo. 200 euro la base d'asta da confermare. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda. Non c'è interesse.
e passo al lotto numero 24 ed è ancora Cleto Munari. Base d'asta da confermare è di 200 euro. Siamo tutti i pezzi di Munari sono tutti in argento con punzone. Chiedo la conferma della base d'asta di 200 euro per la prima. Per la seconda non c'è interesse. Passiamo al lotto numero 25. Ancora Munari. Sono due candelabri. Base d'asta da confermare di 200 euro. Chiedo la conferma per la prima, seconda e terza. Lotto 27, ancora Munari. Scusa? 26? Sì, volevo andare a 27, così tanto. 26, ancora Cleto Munari. Base d'asta da confermare è di 300 euro. Chiedo la conferma per la prima. Mi aspettavo di più io da Munari, devo dire la verità. Per la seconda e per la terza. Adesso siamo al 27, il portaritratti sempre in argento. Base d'asta da confermare è di 300 euro. Chiedo la conferma per la prima. Per la seconda e per la terza. Ancora Cleto Munari, anzi no, questa volta è Palterer, David Palterer, sempre per Cleto Munari, base d'asta da confermare di 300 euro. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. L'ultimo di Cleto Munari. Base d'asta da confermare, 400 euro. Per la prima, siamo troppo avanti con Munari adesso in asta. Per la seconda, allora, sono arrivati 400 euro. 400 euro arrivati alla paletta numero 2, il prossimo rilancio è di 4,20. 4,20 arrivati al 9. 4,40 il prossimo rilancio, arrivati al 7, 460 euro il prossimo rilancio, 4,40 per la prima, 4,60 arrivati al 9, 4,80 il prossimo, 4,80 arrivati al... siamo al 9, ma sono arrivati 4,80 al 7. Il prossimo rilancio è di 500 euro, altrimenti è 4,80 per la prima, 4,80 per la seconda e 4,80 per la terza, paletta 7. Abbiamo finito Cleto Munari, passiamo agli specchi. Credo che sia manifattura italiana, esatto, base d'asta da confermare di 50 euro, ah fantastico. Eh? 50? Avevi 2 euro di conferma? Ah, 52. Allora, sono arrivati 52, ne prendo 50, il prossimo rilancio è di 60 euro. 60 euro sono arrivati alla postazione numero 9. 60 euro al 9, quindi il prossimo rilancio è di 70 euro. 60 per la prima, ci sprechiamo qui, eh? 60 per la seconda, siamo alla paletta 9, e 60 euro per la terza 9. Ancora uno specchio, Bonacina questa volta, base d'asta da confermare, 80 euro. Chiedo la conferma di 80 euro per la prima. Specchi e metalli non vanno, abbiamo capito. Per la seconda e per la terza. Lotto 32. Ancora uno specchio. Ho
Osvaldo Borsani, base d'asta da confermare di 100 euro. Chiedo la conferma della base d'asta. È molto bello, infatti io lo trovo bellissimo. Non c'è conferma per la prima, per la 100 arrivati. Il prossimo rilancio è di 120 euro, altrimenti è 100 euro per la prima. 100 euro per la seconda. E 100 per la terza, la paletta numero 3. 50 euro. Allora, ma la base d'asta non c'era, scusa? Allora, mi sembrava che erano 80 la base d'asta. Quindi io non... Allora, la base d'asta sono 80 euro, chiedo la conferma. Per la prima? Sì. Abbiamo sistemato la scaletta? Bene, allora abbiamo una base d'asta da confermare di 80 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima. Per la seconda? E per la terza passiamo a un altro specchio. Sant'Ambrogio De Berti, 100 euro la base d'asta da confermare. Per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto 35, ancora uno specchio. Manifattura danese, 100 euro la base d'asta da confermare. Per la prima, seconda e terza. Lotto, ciao. Bellissima, vero? È a casa, attaccata a un armadio. Lotto numero 36, l'ho dimenticata, mi dispiace. Lotto 36, base d'asta da confermare per il gruppo Decalage, 100 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima. È una telefonata? Va bene, dopo me la dai. La conferma è di 100 euro per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto 37, base d'asta da confermare, 150 euro. Velka, confermata la base d'asta? Allora, la base d'asta è confermata al 3, 150 euro. Per mettere in ordine la scanetta facciamo 160 il prossimo rilancio. 160 arrivati al 9. E abbiamo sistemato la scaletta, eh? Ok, 160 arrivati al 9, 180 il prossimo rilancio. 180 arrivati al 2, scusate un attimo, e per questo lottolo? Allora, Ellie, siamo a 180 al 2, non ci sono telefonate, giusto? Benissimo, 180 al 2, 200 è il prossimo rilancio, 200 arrivano al 7. 2 e 20 il prossimo. Siamo a 200 euro alla paletta 7, 2 e 20 il prossimo rilancio. 2 e 20 arrivati al 2, prossimo rilancio è di 2 e 40. 2 e 40? 2 e 40 arrivati al 9, 2 e 60 il prossimo rilancio. 2 e 40 per la prima. 2,60 arrivati al 2, 2,80 il prossimo rilancio, 260 per la prima, siamo alla paletta numero 2, 260 per la seconda,
2,60 per la terza, paletta numero 2. 2. Allora, lotto numero 38, base d'asta confermata. 200 confermati, ma torna al... Allora, torna al banco. Torna al banco. Non ti so dire come funziona. Allora, siamo... allora, torna al banco. 300 sono arrivati al 7. 300 sono arrivati al 7 e torna indietro. Allora, 3,20 torna al banco e 3 e... 3,60 la prossima. 3,60 torna al banco e 4,20 è la prossima. No, 4,20. Brava, grazie. 4,20 il prossimo. Ti avevo detto che era 4,20. Quattro e venti arrivati al telefono, paletta 4. 4,20 al 5, paletta 5. Ah no, 4,40, scusami. Siamo al telefono a 4,20. Sì, al tuo. Il prossimo rilancio è di 4,40. Quattro e ottanta? 4,60 arrivati alla paletta 5 al telefono, 4,80 il prossimo rilancio. Allora siamo a 400. Siamo a 460 euro al telefono, paletta numero 5, 460 per la prima. 460 per la seconda. 460 per la terza. Telefono, paletta numero 5. L'ha detto? Allora. No, perché io ho aspettato. Allora, mi sono fermato per attendere. Allora, siamo a 400, aggiudicati 4,60 alla paletta numero 5, esatto. Allora, lotto numero 39. Base d'asta 400 euro. Ettore Sozzas. Chiedo la conferma per la prima. Confermati 400 euro. Confermati 400 euro. Sì, confermati al 9. 4,20 il prossimo rilancio. 4,20 al 7. Prossimo rilancio è di 440 euro. 4,40 per la prima, 4,60 al 9, 4,80 il prossimo rilancio, siamo a 460 euro al 9 per la prima, per la seconda 9. E per la terza al 9. Sergio Mazza, coppia di specchi, base d'asta da confermare, 400 euro. Chiedo la conferma per questa coppia di specchi, per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto numero 41, se non sbaglio. Base d'asta da confermare.
1.500 euro, chiedo la conferma. Mi pareva che ci fossero un paio di telefonate, ma forse mi sono sbagliato, quindi chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto numero 42, Carlo Nason. Base d'asta da confermare, anche qui mi pareva che, no, forse era brotto. Base d'asta da confermare di 80 euro. Per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto 43. Ancora Carlo Nason, base d'asta da confermare, 150 euro. Per la prima, per la seconda. Lotto 40, 40? Lotto 44, manifattura italiana. Coppia di plafoniere, 200 euro la base d'asta. Per la prima, seconda e terza. Lotto 45, Tony Zuccheri. Confermata la base d'asta a 400, 4,20 il prossimo rilancio. 4,20 arrivati al 9. Prossimo rilancio è di 4,40, 4,40 al 7, 4,60, 4,60 all'1, 4,80 al 7, 500 euro il prossimo rilancio. Siamo a, no, siamo a 4,80 al 7, 500 al prossimo. Allora, 480 euro alla postazione numero 7, 500 al prossimo, arrivati al 9, 5 e 50 il prossimo rilancio, altrimenti è 500 euro per la prima. 500 euro per la seconda e 500 per la terza, 9, paletta 9. Lotto numero 46, Reggiani, se non sbaglio. Reggiani, base d'asta 50 euro da confermare. No, manifattura italiana. 50 arrivati. Prossimo rilancio è di 60 euro, altrimenti è 50 per la prima. 50 per la seconda. Ma che sito hai tu? 60? 60 al 3? 70? 70 al 2? 80 al 3? 90 al 2? Siamo a 90 alla posta paletta 2, 100 il prossimo, altrimenti 90 per la prima. 90 per la seconda. E 90 per la terza, paletta 2. Che sito sei tu, Ale? Scusa. Ok, grazie. Come si dovrebbe dire? No, no, dillo, che bello. Invaluable, invaluable, è bellissimo. Allora, lotto 47 è una lampada, anche se non sembra, base d'asta da confermare è di 50 euro. Chiedo la conferma per la prima. Per la seconda e, scusa? Sì, per la terza non dico niente perché abbiamo già oltrepassato il lotto 47 e siamo arrivati al lotto 48. È una lampada ancora, manifattura italiana, base d'asta da confermare, 100 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima, per la seconda. E per la terza, lotto 49.
Allora, base d'asta da confermare è di 80 euro per la prima. Per la seconda è anche molto bella questa lampada qua. E per la terza passiamo all'8 50. Eccolo qui. L'8 50, 100 euro. 100 euro sono confermati al numero 7. Alla paletta 7, 120 è il prossimo rilancio. Vediamo 120 arrivano dal telefono alla postazione numero 4, grazie. 140 euro è il prossimo rilancio, altrimenti è 120 per la prima. 120 per la seconda. 120 per la terza. Telefono 4, giusto? L'851. Ancora lampade. Scusaci, ah sì, perché non c'è il buco di due numeri dopo i 50, quindi siamo al 53. 53, manifattura Murano, base d'asta da confermare è di 80 euro. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. L'854, Enrico Tronconi, base d'asta da confermare è di 100 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima, per la seconda. E per la terza passiamo all'855. Base d'asta da confermare di 100 euro, ancora manifattura italiana, è sempre una lampada da tavolo. Chiedo la conferma di 100 euro per la prima, per la seconda. Per la terza l'856. Coppia di lampade. Manifattura italiana, una piccola e una grande, base d'asta da confermare è di 100 euro. Li vedo tutti molto assorti. Sono belle? Sì, sono belle, ma specchi, lampade e metallo abbiamo visto che non vanno. E questo è un metallo ed è anche una lampada. Quindi 100 euro per la prima, la base d'asta da confermare, per la seconda e per la terza passiamo all'8,57. E siamo ancora ad una lampada, siamo a Luci, Milano, lampada da tavolo, base d'asta da confermare è di 100 euro. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. L'858, siamo in Francia, base d'asta da confermare per questa coppia di lampade in cristallo, 100 euro. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. Arredo luce, Angelo Lelli, lampada clessidra da tavola, chiedo la conferma per la base d'asta. Ah, bene, almeno insomma. La base d'asta è confermata alla postazione numero 2. 220 arrivati al 3, 240 al prossimo, arrivati al 3, 260, arrivati al 3, 280. Siamo a 260 euro alla postazione numero 3, 260 per la prima. Arrivati al 2,280, 300, 2,80 alla postazione 2 per la prima. Arrivati 300 al 3, 3,20 il prossimo. 300 alla postazione 3 per la prima. 300 per la seconda. E 300 per la terza, postazione 3.
L'860. Manifattura italiana, base d'asta da confermare è di 100 euro. Per la prima. Per la seconda. E per la terza lotto numero 61. Manifattura italiana, base d'asta da confermare di 150 euro. Chiedo la conferma per la prima. Per la seconda. E per la terza. L'862. Manifattura Murano, base d'asta da confermare di 150 euro. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda. Lotto numero 63, stil nuovo, lampada da tavolo. Confermata la base d'asta? La base d'asta viene confermata, arrivano anche i 2,20 al 9. Siamo a 2,20 al 9, 2,40 al 7. 260 il prossimo rilancio. Siamo a 240 euro alla postazione numero 7 per la prima. 2,40 per la seconda. A 260 arrivati al 3, 280 il prossimo rilancio. 260 la paletta 3 per la prima. 260 per la seconda e 260 per la terza, paletta 3. L'864, lampada da tavolo di stil nuovo, molto bella. Base d'asta da confermare di 200 euro. 200 euro confermati al 9, 220 il prossimo. 220 arrivati al 7, 240 euro il prossimo rilancio. Siamo alla paletta 7, 220 euro, 240 al 9, 260 il prossimo rilancio. Paletta 7, 260, 280 il prossimo. 2 e se, no, siamo a 2. 2,60 al 7, 2,80 il prossimo, 2,60 per la prima, paletta 7, 2,60 per la seconda, 2,60 per la terza, paletta 7, l'865, Vignelli, lampada da tavolo detta fungo, per Venini. Base d'asta da confermare di 200 euro. Chiedo la conferma per la base d'asta per la prima. Per la seconda, e se non ci sono conferme, lo tolgo subito. E passiamo al lotto numero 66, Mazzega, ancora una lampada da tavola, 200 euro è la base d'asta da confermare. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. Passo al lotto numero 67. Claudio Salocchi. Allora, chiedo la conferma per questa lampada confermata al 9, 200 euro. 2,20 il prossimo. Arrivati al 7. 2,40 arrivati al 9. 2,60 il prossimo rilancio. 2,40 per la prima, la posizione numero 9. 2,40 per la seconda. 2,60 arrivati al 3, 2,80 il prossimo rilancio. 260 per la prima, la paletta numero 3. 260 per la seconda. E 2,60 per la terza, paletta 3. L'868 è una lampada da
in legno scolpito, base d'asta è di 150 euro. Per la prima. No, ma è bellina, non vi fate. È fatta molto bene. 150 euro per la prima, 150 euro per la seconda e per la terza passo alla sorella o al fratello, no, alla sorella. È uguale, sempre in legno scolpito, la base d'asta è sempre di 150 euro. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda. Fa compagnia, metterla sul comodino di notte. E per la terza passiamo al lotto numero 70. Stil nuovo, base d'asta da confermare è di 200 euro. Chiedo la conferma per la prima. Confermato al 9, grazie. 2,20, arrivati al 7. Prossimo rilancio è di 2,40, arrivati al 9. 2,60 il prossimo, 2,60 arrivano al 7, 2,80 il prossimo rilancio, altrimenti 260 euro per la prima, 300 arrivati al 9, 3,20 il prossimo rilancio, 320, 300 per la prima, 3,20 arrivati al 9, 3,40 il prossimo, 320 per la prima. 3,40 arrivati al 9, 3,60 il prossimo rilancio. 320, eh? 3,60 arrivati, 3,80 il prossimo. 3,60 per la prima, alla paletta numero 9. 3,60 per la seconda. E 3,60 per la terza, paletta 9. Lotto 71. Lampada da tavolo, Venini, base d'asta da confermare è di 200 euro. Chiedo la conferma per la prima. 200 arrivati, prossimo 220 al 9, 240. 240 arrivati al 7, 260 è il prossimo rilancio. 260. Arrivati al 9, 2, 2,60, li ho già presi al 9, sono 2,80 il prossimo. 2,60 alla paletta 9 per la prima. 2,60 per la seconda. Arrivati 2,80 al 3, 300 il prossimo rilancio, altrimenti è 280 per la prima. 280 per la seconda. Paletta 3 e 2,80 per la terza paletta numero 3. Lotto numero 72, Angelo Brotto. Base d'asta mi sembra che sia confermata. Conferma che è confermata. Siamo a 200 euro di base d'asta confermata. 2,20 il prossimo. Arrivato al 9, 2,40. 2,40 arrivati al 9 ancora, 2,60. Arrivati al 7, 280 euro, arrivati 280, 300 euro è il prossimo rilancio. Siamo a 280 euro alla paletta numero 9, 2,80 per la prima, 2,80 per la seconda. E 2,80 per la terza, paletta 9. Lotto 73, ancora Angelo Brotto, ancora Esperia, lampada petali, base d'asta da confermare di 200 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima, per la seconda e per la terza passiamo al lotto 74, ultimo di questa tornata. E siamo a Luigi Massoni per Arvi Guzzini, base d'asta da confermare è di 200 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima.
per la seconda e per la terza chiudo questa sessione. Quando? Arrivati sul martello? Allora prendo i 200 sul martello, non avevo visto. Allora riapriamo la sessione, siamo a 200 euro arrivati dalla paletta numero 9 che confermano la base d'asta, quindi il prossimo rilancio è di 220 euro. Chiedo 2,20, altrimenti è 200 euro per la prima, 200 euro per la seconda, 200 per la terza, paletta numero 9. Allora chiudiamo questa tornata, la prossima è alle ore 17. Grazie.